Paola Troisi. Dunque, io ho scritto, i miei libri si dividono in due gruppi. Da una parte ci sono i libri ambientati in un altrove, di questi fanno parte i 9 libri del mondo emerso. Sono un fantasy piuttosto classico, quindi con la magia, le altre razze, e quasi sempre la protagonista è una donna: Nial per la prima trilogia, Dube per la seconda e Adara per la terza. Dall'altra parte ci sono invece libri che sono ambientati nel nostro di mondo, che mi sono divertita a reinventare tramite degli elementi fantastici, e sono i libri della serie della ragazza drago, di cui è protagonista una ragazza che scopre di avere dentro di sé lo spirito di un dragone. Io ho sempre letto tantissimo perché i miei genitori sono dei forti lettori, quindi sono vissuta in una casa piena di libri. E da bambina leggevo i classici per l'infanzia, mi piaceva molto Piccole donne, I tre moschettieri, queste cose qua. E poi quando sono cominciata a diventare un po' più grande, quindi avevo dei soldi per comprarmi direttamente io i libri, ho cominciato a leggere libri per grandi. Il primo libro per grandi che ho letto è stato a 12 anni La fattoria degli animali di Orwell. E poi ho avuto un periodo in cui mi piaceva molto Marquez, 100 anni di solitudine, e poi a 15 anni ho scoperto Il nome della rosa di Umberto Eco, che è il mio libro preferito. È stato molto importante per me scoprire Tolkien, è stato uno dei miei primi contatti con la letteratura di genere, non ricordo, ma mi sa addirittura il primo, soprattutto col fantastico, e mi si è aperto un mondo, ho scoperto che in un libro potevano esserci anche cose così divertenti come i dungeon, la magia, e se non avessi letto Tolkien non avrei mai cominciato effettivamente a scrivere fantasy. Il mio scrittore di fantasy preferito è un inglese, Jonathan Stroud, che ha scritto una trilogia, si chiama La trilogia di Bartimeus. Il sottogenere è un po' quello di Harry Potter, nel senso che il protagonista è un mago, però le similitudini finiscono qua. E lo adoro perché lui è divertentissimo, i suoi libri sono pieni di humor, però al tempo stesso sono in grado di trasmettere anche dei messaggi molto profondi e fare delle riflessioni molto profonde sull'essere umano. E, oltre alla trilogia di Bartimeus, lui ha scritto anche La valle degli eroi, un altro libro meraviglioso nel quale rielabora completamente, capovolge il ruolo dell'eroe classico per arrivare a una figura di eroe più attuale. Al di là del fantastico, non ho un singolo scrittore preferito, mi piacciono opere più la singola opera del singolo scrittore. Mi piacciono probabilmente più gli scrittori italiani, probabilmente perché c'è maggiore immediatezza, posso leggere subito nella loro lingua e quindi non c'è la barriera della lingua differente. Quindi mi piacciono molti scrittori italiani che però non so se sono stati tradotti in Francia, quindi... avevo una grande passione per Baudelaire quando ero giovane, ancora adesso mi è rimasta tantissimo. E di altri scrittori stranieri mi piace anche Stephen King, di varie cose che ho letto. Allora, sono una persona molto ansiosa, lo sono ancor più quando scrivo, quindi ho bisogno di farmi delle trame molto dettagliate quando scrivo un libro. Quindi mi faccio degli schemi in cui capitolo per capitolo c'è scritto che cosa andrò a scrivere. Sono degli schemi però abbastanza elastici e quindi si modificano mano a mano il racconto la storia. Una cosa classica è che comincio con uno schema di 20 capitoli e alla fine il libro ne conta il doppio, ne conta 40. Allora, uno che non so se vale anche in Francia, ma in Italia è importante dirlo, leggere molto, perché ho conosciuto persone che volevano scrivere ma non avevano mai letto un libro e questa cosa è impossibile, quindi leggere molto, leggere di tutti i generi, non soltanto il genere che si vuole praticare, e cercare il confronto con il pubblico, quindi farsi leggere da qualcuno che ci può dare un giudizio su quello che abbiamo scritto, pubblicarsi magari su internet, quindi pubblicare parte del proprio libro su un blog, così si ha subito un confronto con il lettore, e poi vabbè, si prova a mandare alle case editrici, che secondo me è la strada migliore per essere pubblicati. Allora, credo che la mia più grande qualità è la forza di volontà, sono sempre stata una persona che ha una grande forza di volontà, quando vuole fare una cosa si mette là e la fa, ok? Il grande difetto è che tendo un pochino a piangermi addosso, quindi quando ho il momento di, diciamo, un po' di depressione mi ci crogiolo molto, questa non è una bella cosa. E la mia più grande paura è di perdere le cose che amo, credo che sia la paura di tutti. Ho
un telescopio. Io sono un astrofisico, potrei guardare continuamente le stelle e vederle molto bene, quindi un telescopio mi sembra la cosa migliore.